Sì, grazie, buongiorno a tutti e scusatemi per il leggero ritardo, ma questa vita ci porta sempre a stare adesso da una parte, adesso da un'altra. Vorrei fare prima un discorso generale. Se c'è una cosa che abbiamo deciso di fare come amministrazione sin dal mandato precedente, era quello che all'Aquila doveva finire la stagione. In cui le cose andavano lasciate andare per il loro verso senza che ci fosse una pianificazione ed una strategia. Questo era frutto un po' naturalmente della deregolamentazione che inevitabilmente la città ha vissuto a seguito del terremoto, ma anche da una certa insipienza delle amministrazioni comunali, che pensavano fatalisticamente che le cose si potessero mettere a posto da sole. Quindi abbiamo iniziato a prendere di petto una serie di problemi di cui un'amministrazione pubblica deve necessariamente farsi carico. E fra queste cose c'è stato anche questo censimento a cui abbiamo dato vita e per cui ringrazio l'assessore Fabrizio Taranta, il dirigente Luca Iagnemma e tutta la struttura del settore transizione ecologica e protezione civile, perché anche lì abbiamo fatto delle cose importanti. Perché un censimento delle aree a verde apprezzate? Lo scopo è duplice, poi lo spiegheranno meglio nel dettaglio le persone che sono al mio fianco. Innanzitutto perché le aree a verde pubblico attrezzato sono luoghi in cui vanno tanti cittadini, in cui sono soprattutto presenti bambini e persone anziane. Quindi c'è bisogno di una cura particolare e di un'attenzione particolare. Quando noi facciamo delle scelte tipo la sostituzione dei giochi e siamo costretti a chiudere dei parchi oppure mettiamo delle misure di sicurezza, faccio un esempio su tutti, al parco Baden Powell, molti si lamentano sul perché non possono accedere direttamente dalla strada ma devono fare il giro, sono misure che derivano da una essenziale attenzione alle misure di prevenzione che vanno anche oltre certe volte le norme, ma che sono alimentate non soltanto dal rispetto di certi obblighi, ma anche da una sensibilità e da buon senso ulteriore e da un principio precauzionale che deve improntare l'attività amministrativa. Ce lo insegna la vicenda del terremoto, ma ce l'ha insegnato anche la vicenda del Covid. Quando decidemmo sin dal 23 di febbraio del 2020 di chiudere gli uffici, venimmo subissati di critiche perché ci stavamo inventando delle misure che servivano solamente a far lavorare di meno i nostri dipendenti, e poi ci siamo accorti che in realtà, diciamo, poi quelle misure sono diventate regola in tutta Italia. Ecco, lo facciamo oggi con le aree gioco, con le aree verdi attrezzate. Abbiamo dato mandato già agli uffici delle opere pubbliche di fare lo stesso tipo di censimento. Naturalmente parliamo di un'attività molto più ampia perché il Comune dell'Aquila ha migliaia di chilometri di strade, ma lo faremo anche sulla viabilità, individuando le priorità in ordine alle messe in sicurezza. Penso per esempio al tema della viabilità che riguarda l'edilizia scolastica o i luoghi in cui maggiormente è concentrato l'afflusso di persone. Ecco, sono lavori che necessitano di risorse economiche, necessitano anche di tempo. Ma siamo sulla strada giusta e quando avremo un grande piano regolatore delle aree verdi attrezzate, delle strade, dell'impiantistica sportiva, eccetera, 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 miglioreremo ancora di più la qualità di spesa di questo ente che comunque è cresciuta in maniera esponenziale nei 6 anni in cui noi siamo al governo cittadino. Concludo perché ho rubato fin troppo tempo e mi affido alla guida di Fabrizio per chi deve
seguire il mio intervento. Assessore Taranta, allora è finito il censimento dei parco giochi aquilani? Sì, questa mattina presentiamo proprio la conclusione di questo lavoro che ha richiesto molto tempo e molto impegno da parte del settore. Abbiamo affidato ad un tecnico la ricognizione dei nostri parchi giochi per poter programmare un piano di manutenzione. Avevamo sì la contezza, no, di quanti fossero, come fossero, dove fossero posizionati, però andava fatta una fotografia dello stato attuale per verificare la condizione di ogni singolo gioco. E lì dove sono emerse delle criticità, quelle più gravi abbiamo già provveduto a sanarle. Mentre adesso, avendo appunto piena coscienza di quello che è lo stato dei parchi giochi e di ogni singolo gioco, abbiamo la possibilità di programmare un piano di manutenzione per andare a ripristinare quelle che sono le condizioni di sicurezza di ogni gioco all'interno dei nostri parchi. Perché Abbiamo si già. parla tanto di sicurezza, a livello di sicurezza com'era la situazione appunto? La situazione era, diciamo, una situazione sotto controllo, però ovviamente in un'analisi approfondita che abbiamo fatto in questo periodo alcune piccole criticità sono emerse. Quindi noi abbiamo adesso delle schede per ogni parco gioco. Su queste schede ci sono riportati tutti i giochi, i singoli giochi, e sono state riportate anche le criticità che sono state riscontrate su questi giochi e le priorità di intervento, perché ovviamente non tutte le criticità poi portano alle stesse condizioni di pericolo. Quindi abbiamo pianificato, a seconda della vulnerabilità della frequenza di questi parchi giochi, un piano di manutenzione che andrà a sanare tutte queste piccole criticità. Quanto ci vorrà dal punto di vista economico? Questo censimento ci è costato circa 17.000 euro, mentre per il piano di manutenzione stiamo valutando bene tutte le schede, valutando bene tutti gli interventi. È una cosa che faremo in questi giorni, quindi non siamo ancora in grado di dire quanto ci vorrà. Possiamo dire però che abbiamo già iniziato con la sistemazione del Parco del Castello, che riaprirà il 21 con nuovi giochi. Anche lì abbiamo sistemato tutte quelle piccole criticità, un intervento per circa 40.000 euro solo sul Parco del Castello. Quanti sono gli spazi verdi a disposizione dei piccoli aquilani? Abbiamo censito 60 parchi tra l'Aquila, ovviamente, e tutte le sue frazioni. Anche qui la nostra intenzione è quella di razionalizzare tutti questi parchi, perché il parco ha anche una funzione aggregativa. Averne molti sparsi sul territorio, oltre a problemi di manutenzione e di gestione, crea anche una sorta di dispersione. Quindi dove sono stati replicati più parchi in questi ultimi anni, cercheremo anche lì di razionalizzarli per ottimizzare sia la manutenzione sia la gestione e creare anche una maggior socialità all'interno del nostro territorio.